fare questo video intanto annunciarvi che sono diventata una muser. Seriamente, tanto tempo fa facevo musical, però a una certa avevo perso la voglia di fare i musical e adesso l'ho ripresa dopo mesi. Quindi vi lascio qui sotto in descrizione il link del mio profilo musical. Mi raccomando, andate a seguirmi perché ormai sono una muser, quindi mi raccomando, link in bio. In più un'altra cosa, durante questo video e durante i prossimi video metterò una parola a caso che comparirà qui, grande così, piccola così, e i primi 5 che scriveranno qui sotto nei commenti la parola che è apparsa nel video li saluterò nel prossimo video. Quindi in questo video, ragazzi, sappiate che ci sarà una parola nascosta. I primi 5 che lo indovineranno verranno salutati da me nel prossimo video. Detto questo, niente, buona fortuna. E a tutti ragazzi, io sono Stivito, ci siamo in un nuovissimo video. Ok, questo sarà un video abbastanza particolare perché ho deciso di cominciare a fare queste inquadrature all'Alessandro Montesi e devo dire che esce il video abbastanza figo. Perciò, voi sapete in questo momento con cosa sto tenendo questa telecamera? Col bastone dei selfie. Quindi adesso andiamo tutti quanti su Amazon o comunque su qualche sito dove comprare delle apparecchiature per la videocamera e mi vado a comprare finalmente un Gorilla Pod, perché non è possibile, ragazzi, che io devo fare i vlog con questa cosa. Molto interessante. Ci sono alcune cagate che costano tipo 5 euro, e qui ce ne sono anche altre che costano tipo 48. Quindi va bene. Io direi che per iniziare un Gorilla Pod dobbiamo assolutamente comprarlo. 5 euro. Sì, sicuramente. Ma questo è per GoPro o per macchine fotografiche serie? Quando mi arriva? Quando mi arriva? Sabato. 3 giorni. Buono. Mi interessa, interessante. Questo costa 15 euro. Non so quanto possa essere resistente, però per iniziare direi che è ottimo. Silvia Oliver, cioè, qua si gira da solo. Guardate, ragazzi. Ragazzi, non so se vi rendete conto di questa cosa. Allora, questa qui, ragazzi, da 15 euro, direi che per iniziare va proprio bene. 2 giorni con Prime. Grandi. Lala. Comunque, a parte questo, questo bastone per i selfie non mi trasmette sicurezza, perciò è meglio se vi metto sul mio treppiedi. Oh, ora si ragiona. There's no place I'd rather be. Qui per raccontarvi una delle mie storie di quello che mi succede durante il ciclo della mia vita. Oggi sono qui per raccontarvi di quella volta in cui fece esplodere il mio iPhone X. Tutto questo è successo qualche settimana fa, non mi ricordo assolutamente il giorno. Ero a casa di Dani, ovviamente, perché quando ci dobbiamo beccare con Monte, Valerio, Alessio, ritrovo casa di Dani. Che cosa stavo facendo? Niente. Cioè, in realtà eravamo appena tornati da un posto dove abbiamo comprato delle cose che ci serviranno adesso per registrare un video questa domenica. E credo che questo video lo vedrete tipo venerdì, quindi, oppure lunedì. Comunque, siamo andati a casa di Dania, ovviamente, per registrare cose varie. Poi si sa, ogni volta che andiamo a casa di Dania non registriamo niente. Io mi sono detta, ragazzi, faccio un bel video, faccio spada il mio iPhone X. Tutti, wow. Cosa? Io, sì, dai, tanto è un'idea abbastanza figa. Non credo che tanta gente abbia fatto esplodere il proprio iPhone, perché è una cosa un pochino psycho. Siamo andati a Dark China. Abbiamo comprato qualche botto, qualche cosa fighissima per farlo esplodere. Dai. Ci siamo messi in giardino e da qui in poi, ragazzi, vi lascio tutte quante le clip di quello che è successo. Allora, qui abbiamo il nostro fuoco d'artificio. Adesso andremo a posizionare adesso il nostro fuoco d'artificio qui sopra allo schermo. E adesso, ragazzi, andiamo ad accendere e andremo a vedere appunto insieme cosa succederà al nostro povero telefono. Sì, va bene. Vai. Oh mio. Raga, secondo me si è rotto. Andato. Abbiamo perso il telefono. Ma sai che mi fa cantare davvero? Raga, abbiamo perso il telefono, raga. Sto morendo. Credo che mi viene del più attacchi pratico appena vedo il telefono. Oh cazzo. Tuo cazzo dura. Mi sa che davvero l'hai bruciato. Sì, sai che mi sa che si sta bruciando. Guarda il telefono. Quanto c'hai di carrozzia? Niente. Fermi. Vai, andiamo. Oh mio. Porco due, raga. Ma non si è rovinato? Aspetta. Oh cazzo, guarda qua. Oh, guarda come si è rovinato. Aspetta, lo vedo io. Come si accende? Oh, è intatto. Funziona. Aspetta. Non ci credo, che fortuna. Sì, funziona. Porco due. Oh mio, quanto abbiamo rischiato. Questo è un quanto della rischi. Figo. Oh. Questa, ragazzi, era la storia di oggi. Non so come e per quale motivo il mio iPhone è riuscito a resistere. Erano rimasti soltanto dei piccoli graffietti sopra la pellicola, quella protettiva, ma l'ho semplicemente cambiata e adesso
è come nuovo. Comunque ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se in qualche modo vi piace il modo in cui ho iniziato il video prima, e se volete altri vlog, video o cose del genere dove li registro così un pochino in movimento o comunque in modo abbastanza figo. Detto questo, niente ragazzi, vi mando un bacione enorme e noi ci becchiamo al prossimo video. Ave, spero, ciao belli, ciao ciao. Ciao ciao.